Lo ricorderete il presepe di 2 anni fa al Teatro Romano, quello della neve, quello che poi rimase sotto dalla neve ed ebbe ovviamente un elemento di fascino in più. C'è una riproposizione quest'anno di quell'edizione che evidentemente era un numero zero, non era un numero unico, a cura ancora dell'Associazione Il Paliotto, che come qualcuno ricorderà è un'associazione di artisti teramani di cui è la data. Per quando siete pronti ad esibire il vostro presepe? Siamo obbligati più che altro ad esibirlo per il 25, perché naturalmente il 25 nasce il bambino, deve nascere in un luogo apposito, questo è evidente. Ora, è chiaro che le cose, le date sono brevissime, quindi voglio dire i tempi sono brevissimi, quindi si esige, diciamo, uno sforzo di preparazione, oltre che di realizzazione, notevole, anche perché in effetti ad oggi non è che abbiamo un progetto già bello e definito di come disporre le figure, diciamo, di come tante altre cose. In effetti però questo, intanto devo dire che quella edizione fu, diciamo, da me, sì, insieme ad altri, ma portata avanti da Teramo Nostro. Quella volta. Questo invece è un anno in cui la porta questo Paliotto. Dal 25 al? Al 6-7 gennaio, come solito. Dopo l'arrivo dei Re Magi. Dopo l'arrivo dei Re Magi e forse anche della neve, speriamo, perché la neve l'anno scorso, 2 anni fa quando fu, arrivò a cavallo dunque dall'1 al 2 gennaio e ci creò quel nuovo presepe, diciamo, diverso dal primo, ma affascinante più forse del primo. L'anno scorso, noi, 2 anni fa quando fu, insomma, facemmo un presepe più drive-in, diciamo, l'idea era quella, cioè che gli automobilisti notassero questa presenza sul teatro. Questa volta invece lo facciamo per i pedoni che passano nei pressi del teatro, magari per andare al mercato coperto. E allora, diciamo, hanno anche più spazio e più tempo per meditarlo, per gustarlo. Sarebbe forse anche il caso di, per provvedere, non abbiamo ancora parlato di questo con l'assessore, ma forse di evitare che ci siano delle soste in quella zona di macchine, forse la creazione di un minimo di tribunetta, proprio perché se riesce bene può anche essere degno di essere guardato, diciamo, e meditato. Però ecco, una cosa che abbiamo aggiunto quest'anno da un punto di vista dell'impreziosire l'iniziativa è quella magari di far meglio apprezzare quale era il teatro antico, cioè insomma sottolineare questo teatro nell'uso che se ne faceva, quindi queste figure, diciamo, forse potrebbero essere disposte come se stessero in quel teatro, a vivere di quel teatro. Abbiamo anche la fortuna di poter dire che dopo tutto Cristo nacque quando nacque il nostro teatro, grosso modo, cioè che le due cose sono coeve, insomma, e non capita a molti, voglio dire, di celebrare un avvenimento, diciamo, che poi si ritrovino, diciamo. Quindi, insomma, ecco, i significanti più anche storici e anche strutturali, anche, insomma, di recupero di quel teatro, di recupero del significato di quel teatro, di come lo si vede, di come lo si potrebbe vedere una volta che si volesse per esempio togliere quei due fabbricati che ingombano su di esso, perché allora avremmo veramente la restituzione di un luogo di spettacolo all'aperto a Teramo, perché c'è lì un luogo per 2 o 3 mila spettatori, diciamo, in effetti non lo si può utilizzare perché ci sono quei fabbricati che non intendiamo con questo, diciamo, mettere alla gogna e per cui tentare di eliminare, ma dico che in effetti va considerato che così è, quel teatro c'è lì, c'è la scena, c'è, ci sta appunto tutto quanto per sedersi, per dire, ma è nascosto da questi edifici, da queste cose che si sono sovrapposte ed è stato demolito per costruire un po' tutta Teramo, perché in effetti le pietre di quella che fu considerata all'epoca del Medioevo una cava di pietra, come tutti i teatri magari, diciamo, d'Italia e del mondo, come l'impero romano andava girando, sono state poi adoperate magari per fare tante cose. E anche a Teramo noi vediamo molte volte degli edifici che hanno delle pietre con delle scritte magari sbilenche che provengono sicuramente da lì.